Parliamo anche del MES, il meccanismo europeo di stabilità, con un varco per avviare un negoziato sull'unione bancaria che sembra da un lato aprirsi. La strada l'ha indicata la settimana scorsa il governatore della Banca d'Italia Visco, ieri l'ha rilanciata anche il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, facendo riferimento a possibili incentivi alla diversificazione degli asset nel quadro dell'introduzione di una garanzia europea dei depositi. Questo non rappresenta, ha però oggi in una nota sottolineato il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un'apertura ad un tetto per i titoli di Stato, ma riguarda un'ipotesi molto diversa, una base per una riflessione e non ancora una concreta proposta. Una semplice riflessione, quindi, secondo cui la normativa e la vigilanza potrebbero incentivare la diversificazione di tutti gli attivi, non solo dei titoli di Stato. Ne parliamo con il professor Giuseppe Di Taranto in collegamento Skype, professore ordinario di Storia dell'Economia e dell'impresa all'Università Lewis. Buonasera e ben trovato. Buonasera. Buonasera professor Di Taranto, le chiedo subito quanto è importante il no ribadito a chiare lettere anche nella nota diramata oggi dal MEF a un tetto ai titoli di Stato in pancia alle banche. Guardi, questo è un problema molto delicato e che va affrontato in modo oculato, e adesso mi spiego meglio. Partiamo dalla Germania, poi capiremo meglio perché. L'85% dei titoli pubblici tedeschi è sottoscritto da investitori stranieri. In Italia, come tutti sappiamo, invece circa i 2/3 dei titoli sono sottoscritti da banche e da noi privati. Facciamo l'ipotesi che si arrivi sia in Germania che in Italia ad una ristrutturazione del debito. È evidente che questa ristrutturazione, mentre in Germania colpisce sostanzialmente gli investitori stranieri, in Italia colpisce prevalentemente banche e privati. Questo non farebbe altro che portare il paese in default e fare salire lo spread ai massimi possibili. Ecco perché ci vuole molta cautela e bisogna capire bene, cosa che ancora oggi non è chiara, queste clausole, chiamiamole di salvaguardia, e come saranno attivate, perché purtroppo ad oggi nessuno ne parla, sono le cosiddette clausole di azione collettiva. Ascoltavo l'altro giorno anche il ministro in una intervista, il ministro dell'economia Gualtieri, che mi permetto di dire liquidava l'argomento dicendo: ma questo è un argomento troppo tecnico. Ecco, noi vorremmo sapere, dicono i cittadini italiani, invece qualcosa in più su questo argomento tecnico, perché questa è la questione fondamentale. A questo proposito, infatti, quanto si sa e quanto può aiutarci a capire, insomma, quali potrebbero essere gli incentivi a questa diversificazione a cui faceva riferimento il ministro Gualtieri? Di che tipo potrebbero essere? Ma guardi, questa diversificazione riguarda appunto, come dicevamo prima, queste clausole di azione collettiva. In realtà sono state sperimentate in Grecia e quindi adesso sono state cambiate quando si ristrutturò appunto nel 2012 il debito greco, perché c'era bisogno della, non dico votazione, ma insomma del consenso degli obbligazionisti e di coloro che avevano questi titoli. Ora lei comprende che sono varie categorie, sono tante categorie, adesso invece si vorrebbe cambiare questo sistema in modo da facilitare l'arrivo a questa conclusione. Però attenzione, e questo è un punto fondamentale, una cosa è la metodologia, altra cosa è quali sono le clausole alle quali saranno sottoposte i paesi, le cosiddette condizionalità, no? Le clausole alle quali saranno sottoposti i paesi dove si deciderà di intervenire per debito eccessivo. A me ha fatto molto piacere la dichiarazione di Gentiloni di ieri che bisogna rivedere il patto di stabilità e crescita, perché il nocciolo è sempre quello. In realtà il rapporto deficit-PIL 60%, debito-PIL 3% e debito-PIL 60%. E vorrei ricordare che un paio di mesi fa anche il Presidente della Repubblica Mattarella, con mio sommo piacere, ha detto che bisogna rivedere le clausole del patto di stabilità, ma bisogna cominciarli a fare, guardi, queste cose, perché ne parliamo da tanto, ma non si cambia mai. Questo peraltro, insomma, era anche molto discusso quando iniziò a comporsi la nuova Commissione europea, ben prima dell'insediamento ufficiale appena arrivato, eppure ancora non se ne arriva una. Come effettivamente non arriviamo al punto quando parliamo di unione bancaria? Le faccio un'ultima domanda su questo, perché come no?
è sottostante tutta la discussione che stiamo facendo anche molto a livello politico, nel nostro caso in Italia, sul fondo salva stati, sul meccanismo europeo di stabilità. Poi in fondo l'obiettivo è quello di arrivare davvero ad una unione bancaria europea. È possibile completarla? Con che tempistiche? Guardi, sarebbe possibile, ma al di là delle tempistiche, perché la cosa importante è completarla anche se al più presto, noi abbiamo sempre l'opposizione della Germania a qualsiasi iniziativa utile a questo fine. Non dimentichiamolo mai, la Germania non vuole i bond per un fondo di ammortizzazione del debito. La Germania è su posizioni che sta cambiando solo ora perché, sentivo l'intervista di prima che condivido pienamente, adesso è in crisi e quindi adesso passa dall'austerità alla crescita, come sappiamo adesso investirà 50 miliardi. Questa linea di passare all'austerità alla crescita va attuata subito. Mi lasci dire un'ultima cosa, la von der Leyen, la nuova Presidente della Commissione europea, ancora una volta ha ribadito che non si possono togliere dal 3% anche gli investimenti di green economy. Quindi sostanzialmente a tutt'oggi su questo punto che è fondamentale, il patto di stabilità, non è cambiato nulla, nonostante le richieste di più paesi, non soltanto dell'Italia, di cambiarlo. Bisogna essere adesso decisi a farlo se vogliamo la crescita dell'Europa. Io la ringrazio, professore, grazie a Giuseppe di Taranto, dell'Università Lewis, grazie alla prossima occasione. E all'interno della discussione politica resta sicuramente